A quanto sta oggi il dollaro? Ormai in Argentina lo sport nazionale non è più il calcio, ma il cambio. Una consultazione febbrile, spasmodica, che segna la vita di tutti, tutti i giorni. Perché malgrado le misure decise dal governo, gli argentini temono un'altra bancarotta e fanno la fila in banca per cambiare pesos in dollari. Quindi non basta avere una moneta nazionale per risolvere tutti i problemi. Il decreto firmato da Macri impone un tetto di $10.000 al mese, oltre a impedire alle aziende di accumulare valuta estera e costringere gli esportatori a liquidarla in tempi brevi. Altro che libera circolazione di capitali, come aveva promesso 4 anni fa, quando vinse le elezioni con un programma neoliberista che non ha retto alla prova dei fatti. Il prestito di 57 miliardi ottenuto un anno fa dal Fondo Monetario Internazionale non è bastato e queste misure tentano di raffreddare un'inflazione spaventosa, ben sopra il 50%, mentre l'economia è in piena recessione, meno 5,8%. Ormai un argentino su tre è in povertà e moltissimi nelle ultime settimane sono scesi in piazza per protestare perché manca cibo e lavoro. Proprio mentre Macri perdeva di brutto le primarie con cui si scelgono i candidati per le presidenziali del prossimo 27 ottobre, a vantaggio dello sfidante, il peronista Alberto Fernández, che ha come vice Cristina Kirchner, già presidente dal 2007 al 2015 con un programma molto protezionista. Ma per una crisi così dura e profonda, ricette facili non ce ne sono, da nessuna parte.